E tale è la prima a Napoli, il mio dito è solito abituale, sempre. Finalmente preso in forma. Grazie. Eugenia Ralli, signore e signori, adesso lo posso dire, Finalona, Finalona, poeti di livello, Finalone, 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 grande fra. Giurati, avete un compito importante, perché anche se non sembra, questa è una finale che fa parte del campionato italiano di... A sottolineare, certo, la cosa più importante è che adesso dovete votare per i finalisti. Allora, votate. Ricordate Piero Negri, votate per Piero Negri. Ok. 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 Allora, abbiamo un 6, un 8, un 8, un 6, questi due li ho memorizzati. Abbiamo un 7 e mezzo, 10 e 6 e mezzo, un 10 va via, un 6 e mezzo va via, 7 e mezzo e 7 e mezzo fa 15, più 10 fa 25, quindi con un 25 abbiamo la campionessa, la vincitrice del non frequente Poetry Slam. Che venga qua sul palco Eugenia Galli. E fa così, si chiama Milano. L'importante è il profumo. Se una donna non lo mette quando dobbiamo uscire, allora non voglio andarci a letto. Damiano in metropolitana annusa le donne che gli siedono accanto, fa finta di nulla. Indica una ragazza e mi chiede che cosa ne pensi di quella. E io non penso niente finché lei si accorge di aver perso la fermata, scatta in piedi, chiede asilo a quelle porte, mentre Milano puntuale si indigna, la metro si ferma e mi ricorda la ragazza che ha rubato il portafogli di mio padre su una metro di Parigi un anno fa. Non penso nulla. Chi è? Chi è la ragazza nuda di dignità con un piede tra le porte? La legge non può mostrarne il volto né dirne il nome, è troppo, troppo giovane, sapete? Ma io l'ho vista davanti al finestrino, sommata al mio riflesso, ho confuso la mia mano con la sua. Lo giuro. Se controllerete le mie tasche, troverete i documenti di mio padre e il suo denaro, un anticipo di eredità, la patente che lo nomina mia guida, un po' di carta, ma nessuna identità. Ma Damiano mi annusa, io non uso mai il profumo. E a cosa pensi allora? Parliamo a lungo, io non capisco affatto. E la notte rinnova la promessa che non ci sfioreremo, ma non lascia la pace necessaria per dormire. Sento un braccio di Damiano addosso, pesante e senza grazia. Ma il suo è un respiro lento di sonno, non avverte il mio corpo. Poi si sveglia, se ne accorge, lo ritiro. Thank you.
Thank you.
Battuta, vediamo, palleggio, non tenta la schiacciata, un bugger, recupero, tenta la schiacciata debolina infatti, un bugger non ben riuscito ma che potrebbe risultare decisivo, cosa di tranquillità, recupero, palleggio un po' goffo, sei fatto cazzo, come dire, non a buon fine, altro piede col palleggio, schiaccia. Da muro non riuscito, tentativo di salvataggio andato a vuoto, ma comunque bella prestazione della squadra di aia, gap, errore, bella difesa della squadra di sinistra, seconda battuta dall'alto, sicura, un bugger altrettanto sicuro, un palleggio e il tentativo di recupero che ce la fa, altro palleggio goffo ma funzionale. Oh, doppia schiacciata che non va a segno, un bugger di contenimento, ricevimento, vediamo come si ricava la squadra di sinistra, un bugger via di là, ok, palleggio, tentativo di schiacciata, bello, difesa ottima, recupero, bella, bella giocata questa, attenzione che la squadra di destra. Io ho portato tre poesie che poi non ho mai più letto da nessuna parte. Quando? Avevo preso il premio della critica. Cioè proprio. Sono soddisfatto. Alla fine secondo me è stato uno slam allucinante. Quale? C'erano dei personaggi irripetibili. Ah, lì, alla prima quello di Borgaro. Ah, quello di Borgaro, ma quello di Borgaro. Ma io l'avevo vinto quello. Con Fabiana De Vecchi. Poi l'ho ritrovata al Giochi Olimpici con Calenisco. C'è il battello. Che cobra! È venuta ah non lo è non l'ho ancora vista però dai ecco il centrale ah ok ho capito ah poi gira mandamela
Dimmi. No, no, devo andare. No, non sono andato. Patrizio, partigiano. Strano, non me ne sarei mai sentito dalla luce. Sotto a me.